Il giorno dopo l'esonero di Fabrizio Nardo, che non fa più parte della giunta comunale di Gela per mancanza di dialogo e di comunicazione, come sostiene il sindaco Domenico Messinese, l'ex assessore dice la sua su quanto accaduto. Dire che ci è rimasto male è poco, perché, sostiene Nardo, io ho sempre cercato di fare squadra. Io sono stato contattato in tempi non sospetti per dare una mano alla città. Si è fatta una campagna elettorale sui progetti che intendevo realizzare, quindi non avrei mai immaginato che si tradisse il mandato elettorale. Fabrizio Nardo, allora le chiediamo perché è stato esonerato. A questo purtroppo non lo so nemmeno io. Non voglio alimentare polemiche, chi mi conosce sa come lavoro. È documentabile tutte le proposte che ho fatto già in campagna elettorale. Io lamentavo una mancanza di lavoro di squadra ed è anche documentabile questo. Però purtroppo non so se per volontà o per incapacità, la giunta, in quanto c'ero io, non era capace di fare un lavoro di squadra. Avevamo anche adottato un metodo approvato da tutta la giunta, che però non è mai stato applicato dal sindaco. Le fratture tra Nardo e Giunta Comunale si erano già manifestate con la revoca delle deleghe di qualche settimana addietro. Da quando abbiamo vinto le elezioni, gli obiettivi si sono allontanati sempre di più, sia da quelli elettorali e sia dai principi del Movimento 5 Stelle, negli obiettivi e nella prassi con cui si conduceva l'amministrazione. Per me fare il sindaco a Gela era un enorme sacrificio che facevo volentieri per fare qualcosa per la mia città, come ho già fatto in passato, per cui era un sacrificio che facevo volentieri. Mi dispiace per la città. Gela è una città coraggiosa ma sfortunata perché è puntualmente tradita dai suoi rappresentanti politici. Fabrizio Nardo ci tiene a precisare che rimarrà sempre un grillino, a patto che... Quando il Movimento 5 Stelle non si allontanerà dai principi di legalità e di trasparenza, io continuerò a dare una mano. Ormai è da diversi anni che contribuisco alla costituzione di leggi, soprattutto in materia ambientale, sui rifiuti, e continuerò a farlo. Non vuole dare consigli al sindaco, ma Nardo ha un desiderio. Di essere un sindaco 5 Stelle. Basterebbe questo per rimettere in sesto la macchina e riacquistare la fiducia degli elettori, dei cittadini.